Volley mercato con il presidente della Caffè Aiello, Gennaro Cilento. Allora, giorni intensi, trattative concluse, certamente una formazione, quella rossonera, che parte con grande ambizione e con voglia di riconquistare il meraviglioso pubblico che ha seguito questi giorni con tanto interesse. Sì, sicuramente sì, abbiamo chiuso con tutto il roster, sono particolarmente soddisfatto quest'anno, anche perché dobbiamo riprenderci assolutamente dalle delusioni dello scorso anno, quindi quest'anno abbiamo programmato tutto per tempo, abbiamo fatto un'ottima squadra, ora con ottimi elementi, anche gli ultimi acquisti sono di grandissimo spessore, per cui quest'anno veramente sono fiducioso nel campionato che andremo a fare. Una bella esperienza questa del volley mercato che la Caffè Aiello Coriano fa ormai da più anni. È importante anche avere dei buoni rapporti con la Lega Pallavolo e con le altre squadre. Giorni di intenso lavoro ma anche di tessitura di rapporti importanti anche in chiave mercato. Sì, assolutamente sì. Questi sono i tre giorni in cui sono presenti tutte le società, quindi anche a livello di rapporti personali, piuttosto che rapporti con i procuratori, gli allenatori, la stampa, sono proficui, è un ottimo momento di incontro per tutti, anche, ripeto, per le relazioni personali, che poi alla fine sono le cose che rimangono dopo un campionato giocato, ecco. Non solo ormai i grandi forti del nord, una squadra della Caffè Aiello Corigliano con giovani di Corigliano, di Rossano, un dato sicuramente positivo è che infiammerà i tifosi perché sono giocatori validi, non abbiamo dubbi. E anche poi un campionato che spinge un po' verso il sud con la Basilicata, la Puglia protagoniste, la Calabria che per la prima volta ha due squadre in Serie A2, questo sarà anche un motivo di ritrovato interesse. Sì, sicuramente sì, io sono particolarmente contento per la presenza delle squadre del sud quest'anno in campionato di Serie A2, abbiamo Matera, Vibo, la stessa Castellana, si è raggiunta adesso Alessano, quindi quest'anno sarà un campionato nel campionato per noi del sud, questa rivalità con Vibo poi farà bene a noi, a tutto il campionato, perché Vibo ha costruito una squadra sulla carta è la più forte, però noi insomma cercheremo di contrastarla in tutti i modi. Matera ha anche un'ottima squadra, quindi quest'anno sarà un bellissimo campionato fatto dalle squadre del Sud Italia, di questo ne sono sicuro e ci appassiona già siamo appassionati adesso noi che lo stiamo vivendo. Fra qualche minuto avremo a disposizione i calendari, quindi conosceremo le date di tutte le partite, ma sicuramente appassionerà tutti i tifosi durante tutto l'anno che ci aspetta, insomma. Noi naturalmente ringraziamo il presidente Gennaro Cilento con la speranza di vederlo esultare in maniera come al solito molto pacata sulle tribune del palazzetto di Corigliano e anche negli altri stadi. Grazie, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi e a presto.